Buongiorno a tutti, sono io 934, questo è il mio canale e oggi abbiamo video per la Royal Session. Questa volta ho deciso, stranamente, di tornare in Inghilterra e di parlare non tanto di un caso, ma di una coppia che in un certo senso è stato un caso. Due personaggi larger than life per certi aspetti. Non ho mai parlato di loro, ho accennato ai loro parenti in diversi video. Diciamo che questo sarà uno dei video più moderni, in un certo senso, contemporanei, che ho sottoscritto a fare mai. Ma a loro due ci tengo, mi sono sempre piaciuti. Allora, prima di Kate e Meghan, prima di Lady Diana, prima di Margaret, c'è stata Marina di Kent. Ma esattamente, chi è Marina? Chi è suo marito Giorgio Windsor, Duca di Kent? E perché divennero immensamente popolari già in vita? Per essere condannati a quello che oggi è uno stranissimo oblio. Veniamo al dunque, quindi. Allora, 29 novembre 1934, è il giorno in cui è fissato un matrimonio, meglio, il matrimonio. Infatti, dopo quasi 11 anni, c'è un matrimonio in casa Windsor, ossia la famiglia reale, e non un matrimonio come tanti. Si sposa il quintogenito della coppia reale, Giorgio, Duca di Kent. La promessa sposa è una ragazza di qualche anno più piccola di lui, incredibilmente affascinante e bella, Marina di Grecia. Marina di Grecia, nata nel 1906, è figlia del principe Nicola di Grecia, terzo figlio di re Giorgio I, e sua madre è Elena Vladimirovna Romanova, ossia granduchessa di Russia e niente meno che nipote del zar Alessandro III, quindi cugina di Nicola II. Elena Vladimirovna è, come tutti i Romanov, una donna, diciamo, che ha il senso della grandeur. Oggi potremmo pensare che fosse un po' arrogante, ma diciamo che essendo cresciuta in un mondo come quello di San Pietroburgo, di Mosca, circondata dal lusso, dalla grandezza, dai palazzi russi come il Palazzo d'Inverno, Saskoje Selo, avesse standard un po' elevati. Godeva inoltre del titolo di Altezza Imperiale. Oggi non vale nulla come titolo, come trattamento all'epoca. Praticamente la metteva un gradino sopra quasi le più grandi le monarchie d'Europa. Comunque, quando si tratta di trovarle un marito, l'unico che si trova è Nicola di Grecia, detto Niki Greco per distinguerlo dal cugino Nicola di Russia. Nicola di Grecia è un terzogenito, e uno dei fattori positivi, secondo entrambe le famiglie, è che i due sposi sono entrambi di religione greco-ortodossa, di religione ortodossa, lei russo e lui greco. I due si sposano e sono una coppia anche abbastanza ben assortita, hanno tre figlie e sono abbastanza ricche, perché lei comunque una Romanov, ha ingenti fortune. Diciamo che Elena però non sopporta la famiglia greca. È stata cresciuta da una madre molto testarda, determinata e ambiziosa, lei stessa lo è. E il fatto che sia l'unica nata altezza imperiale, quando le sue cognate, diciamo, sono inferiori di grado, Sofia di Prussia è solamente la sorella del Kaiser, quando si è sposata era ancora altezza reale, Marie Bonaparte è di fatto un'ereditiera, Elis Dacia è bravissima ragazza, ma non ha un titolo importante, quindi si sente sminuita dal frequentare queste sue cognate che vengono prima o sono più popolari di lei. Pertanto, molto spesso va in vacanza in Russia, porta le sue figlie con sé, va con la suocera perché Olga di Grecia, nonostante sia diventata più greca dei greci, parli un greco a livello perfetto, e anche lei è una granduchessa russa, le manca la patria, quindi spesso suocera e nuora impacchettano tutto, vanno in Russia anche per mesi interi.
Il matrimonio, tra l'altro, è stato favorito proprio dalla regina Olga, che ha sempre cercato un modo per riallacciare i rapporti con la madrepatria. Comunque, diciamo, la situazione va abbastanza bene, fino al 1917. Da un lato, la famiglia greca deve andare in esilio, ne abbiamo già parlato nel video su Alessandro I. Dall'altro, accade la rivoluzione russa, con tutto quello che ne consegue, tra cui lo sterminio di gran parte della famiglia di Elena e, diciamo, la fuga dei sopravvissuti, tra cui sua madre e i suoi fratelli, la zarina madre Maria Feodorovna, e la dispersione dell'immenso patrimonio dell'imperiale famiglia, perché poche cose riescono a essere trafugate, qualche gioiello, denaro, qualche quadro, insomma. Gran parte del patrimonio russo rimane all'esercito sovietico, ai soviet addirittura. Quindi Elena, abituata a uno stile di vita fastoso, ad avere delle certezze, si ritrova quasi senza niente. La famiglia vive in esilio a Parigi e Nicola, che è un pittore schiettamente dotato, comincia a dare lezioni. È l'unico modo che ha per mantenere una famiglia, quindi quello è. Elena si adatta, apre un atelier di moda, ma il denaro lo dà principalmente ai fuoriusciti russi che le saranno sempre molto grati. Insomma, in famiglia si fa grande economia. E questo rimane impresso nelle figlie, soprattutto in Marina, che è passata da un'infanzia e un'adolescenza fastose, in Russia, più borghese, ad Atene, a ritrovarsi senza nulla. È difficile farle sposare, tanto che bisogna accontentarsi di rami minori. Ed è qui che avviene quello che viene definito il miracolo, Giorgio di Kent. E chi è Giorgio di Kent? Giorgio di Kent, che si chiama come il padre, è il quinto figlio della coppia reale formata da Giorgio V e Mary di Teck. È un ragazzo esuberante, timido in qualche modo, con un animo d'artista che ha vissuto molto male la sua esperienza in marina, a differenza dei fratelli David, poi Edoardo VIII e Berti, poi Giorgio VI, lui in marina non si è trovato bene, quindi appena potuto ha lasciato. Si trova più a suo agio a fare vita mondana con jazzisti, donne di cabaret, anche con l'aristocrazia più volubile, con persone appartenenti al mondo delle arti, è un grande amico di Emil Kovar, del drammaturgo. E c'è un piccolo problema. Giorgio di Kent è una persona esuberante, a cui piace provare esperienze nuove. All'inizio del 29 conosce una divorziata americana, tale Kiki Preston, con la quale intrecce una relazione. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che Kiki, cocainomane, inizia la cocaina. Da qui Giorgio diventa presto dipendente. Nel mentre allaccia anche una relazione con José Ibarritu, figlio dell'ambasciatore argentino, il quale nel 31 viene richiamato in patria per motivi interni. Mettiamola così. In Sud America ci sono da sempre governi liberamente eletti dai militari. Accade anche questo fatto. Arriva il nuovo ambasciatore, Rafael Ferrara, con suo figlio Jorge, e anche Jorge diventa amante di Giorgio. A quanto pare gli uomini sudamericani gli piacevano. Poi si conta una relazione con un nobile italiano che non sono riuscito a identificare perché viene citato solamente una volta senza nome. C'è una relazione barra amicizia barra non si sa bene cosa con il lontano cugino Luigi Ferdinando di Prussia. Ci sono alcune foto di loro due che oggi sembrano inoffensive, all'epoca erano compromettenti. E quando la relazione con Kiki diventa preoccupante a livello, diciamo, medico, e il fratello maggiore, il principe di Galles, che decide di prendere l'iniziativa, fornirà a Kiki un foglio di via per rispedire in America e si occupa di disintossicare il fratello. Sarà probabilmente l'unico atto disinteressato del futuro Edoardo VIII, che
per l'unica volta si troverà d'accordo con il padre e con i fratelli. Comunque, a seguito di queste esperienze, anche perché Rafael Ferrara ha esposto reclamo formale, in quanto inizialmente felice di sapere che suo figlio e il Duca di York e il Duca di Kent sono amici, quando si vede il Duca di Kent che esce dall'ambasciata argentina alle 6 del mattino, beh, non è che ne sia poi così felice. Quindi serve il solito tradizionale sistema di casa Windsor. Una moglie bella, tranquilla e che sia in condizione di non poter dire di no. Marina. Marina infatti accetta con qualche dubbio, però il matrimonio per lei è perfetto, si troverebbe già in una royal family, si troverebbe ricca di nuovo, con un marito che di fatto non ha ruoli importanti, quindi sarebbero entrambi sistemati. E accetta. Il 29 novembre Marina si presenta a Westminster Abbey elegantissima. Tutta Londra la guarda e tutti immediatamente la amano. E da allora non si ferma più. Ha un piccolissimo difetto fisico di cui quasi nessuno si accorge, che lei stessa è molto brava a nasconderlo, sia, come si può dire, il piede caprino, sia un piede un pochino più così, poco, una cosa che hanno in parte corretto a livello chirurgico e che lei sopperisce con cure speciali. Nessuno infatti farà mai cenno a questo difetto, nessuno se ne vuole accorgere. E la coppia si lancia. I due diciamo, un appartamento, una villa, una mansion a Belgravia, nel quartiere Inn di Londra, e sono al centro della vita mondana e culturale di Londra della seconda metà degli anni 30. Diciamo che Re Edoardo VIII, prima ancora principe di Galles, non è che fosse esattamente il massimo, correva dietro le signore sposate, ha conosciuto Wallis Simpson, c'è stato l'esilio e l'abdicazione. Re Giorgio VI, anche quando era duca di York, sì, aveva una bella famiglia, aveva due belle bambine, una moglie a cui voleva bene, però non era, diciamo, materiale da rotocalco. Il duca di Gloucester, raramente qualcuno si ricordava che esistesse, e la principessa Mary, poi viscontessa Le Shelley, era una donna molto discreta, molto timida, di cui i dottor Calacci non si occuparono mai. Quindi il posto di coppia in viene preso dai Kent. Tutta la società che conta vuole farsi ricevere dai duchi di Kent. E Marina comincia a godere di quella vita. È sempre elegantissima, lancia le more, lancia addirittura un colore, il famoso blu marina, che deriva da lei. Noel Coward la descrive con parole entusiaste. Cecil Beaton adora fotografarla perché Marina è una donna meravigliosa e si presta molto bene. Addirittura, e questo è uno scandalo per l'epoca, Marina in alcune foto appare con le unghie laccate, cosa che era, diciamo, abitudine delle donnacce, la famiglia reale mai avrebbe osato. La suocera, ora regina madre, le fa notare in un'occasione che quelle unghie non ci dovrebbero essere, e citando il marito, dice: al mio Giorgi non piacciono. Marina subito risponde: può essere che al tuo Giorgi non piacciono, il mio Giorgi le adora. Insomma, riesce anche da tenere testa alla regina Mary, sia perché è un bel tipino, pepato, sia perché comunque è nata principessa di Grecia, figlia di granduchessa di Russia, e nonostante tutto anche una piccola traccia di snobismo rimasta che la porta a definire sia la cognata Elizabeth Bowes Lyon, poi regina, che l'altra cognata, Alice Montagu Douglas Scott, duchessa di Gloucester, queste piccole scozzesi, in quanto lei si ritiene superiore, la cosa opinabile. Comunque Marina è al centro della scena,
compare sulle riviste per il suo buon gusto, è una certa bambina, la principessa Margaret, dichiara: "Quando sarò grande mi vestirò come zia Marina, da quanto questa zia è diventata un modello per tutti." La vita privata dei Kent è quantomeno esuberante, mettiamola così. George continua a sfarfallare tra fiori, non gli importa, come direbbero gli inglesi, lui va sia a vela che a vapore, e sembra che abbia riallacciato la relazione con Noel Coward. Noel Coward negli anni parlerà sempre con certo, diciamo, passione, ricordando i tempi in cui lui e il Duca di York erano intimi. E anche troppo. Diciamo che Noel Coward, arrivato ai 60-70 anni, sarà un po' come quei nonni che ti parlano di un avvenimento, uno solo, sempre, fino allo sfinimento, diventando noiosi. Lui era così quando si trattava del Duca di York. Insomma, una coppia mondanissima, con Marina che forse, diciamo, sceglie di non vedere, sceglie di non sapere perché comunque ricorda come fosse la sua vita prima e non vuole tornare a quello. Inoltre, uno scandalo non gioverebbe a nessuno. Durante la guerra, diciamo che la famiglia si organizza, Marina diventa Croce Rossina e Giorgio rientra nell'arazzo, che aveva inizialmente accarezzato, ma che a inizio secolo non è che avesse così tante probabilità. E proprio tramite l'arazzo, nel 1942, che il duca di Kent morirà in circostanze misteriose. L'aereo su cui si trova, poco dopo il decollo, esplode. Sembra che le condizioni meteorologiche fossero pessime in Scozia, e non ci saranno sopravvissuti, lasciando la nazione nel caos e nel dolore, perché era uno dei membri della famiglia reale più amati. Ci saranno tantissime ipotesi sulla sua morte: c'è chi parlerà di sabotaggio, chi addirittura parlerà dei servizi segreti, perché sembra che il duca di York, tramite il cugino e amante Luigi Ferdinando, stessi tentando una pace separata con la Germania. Qualcuno dirà che invece sarebbe dovuto andare a prendere Luigi Ferdinando per coordinare meglio una certa operazione, vero che Luigi Ferdinando sarebbe stato uno dei capi della famosa operazione Valchiria. Insomma, sono domande. Qualcuno appunto parla di quest'idea di pace separata, che sarebbe poi stata ripresa da Rudolf Hess. Qualcuno sostiene che non ci furono indagini perché l'ammiragliato con Churchill in testa non sopportava il duca di Kent e quindi vide in questo incidente l'occasione per sbarazzarsene. Insomma, molti dubbi, nessuna certezza. Marina si ritrova paradossalmente alla situazione di partenza. È vedova con tre bambine, con tre figli. Uno, Michael di Kent, è nato appena poco prima della morte del padre, e la sua lista civile viene eliminata, diciamo così. Era legata al marito, il marito è venuto a mancare, e adesso spetterebbe al figlio. Ma il problema è che, diciamo, il figlio è ancora minorenne. Insomma, Marina, sebbene si trasferisca a vivere, diciamo, torna a vivere a Kensington, diciamo il condominio dei reali, mettiamola così. Re George VI sarà molto provato da questa perdita, in quanto negli anni il fratello gli era diventato indispensabile, Harry di Gloucester, se c'era o non c'era, non importa a me nessuno. Edoardo VIII era a fare le sue cose in Francia con Wallis, poi nei Caraibi, più stanno lontano meglio era. Addirittura George, il re, permette alla sorella di Marina, Olga, che si trova in Sudafrica con il resto della famiglia reale greca, di andare a Londra per aiutare la sorella in questo momento difficile. Marina comunque decide di volersi rendere utile, almeno un modo per tenersi impegnata, e comincia a rappresentare la famiglia reale in ogni dove. Sarà presente a quasi tutte le cerimonie di indipendenza dei paesi africani, sarà presente in
nel sud-est asiatico, sempre per rappresentare la corona e sarà in questo un valido appoggio sia per Re Giorgio VI che per la nipote Elisabetta II. Negli anni 50 il parente, Re Olav di Norvegia, è rimasto vedovo, la chiede in moglie e Marina rifiuta, ufficialmente perché si sente anziana, vuole rimanere tranquilla in Inghilterra dove ha una vita, vuole rimanere con i figli, ufficialmente perché ha una storia con un uomo e non vuole lasciarlo, non vuole sconvolgere la sua vita. Inoltre, diciamo, si trova in uno stato di discreta stabilità. Marina muore nel 1968, quasi 25 anni prima. È stata una delle poche a sponsorizzare il fidanzamento e poi il matrimonio tra nipote Elisabetta II e il cugino Filippo di Edimburgo, perché sì, di fatto Marina, nata nel 1906, e Filippo di Edimburgo sono cugini, in quanto il loro nonno in comune è Re Giorgio I, e che tra Nicola e Andrea c'erano diversi anni di differenza, e di questo, se volete, della famiglia greca ne parliamo un'altra volta. Comunque, diciamo che su questa famiglia c'è molto da dire, non parlo spesso dei Windsor perché mi sembrano molto mainstream, ma di loro due pensavo che bisognasse parlarne. Ultimamente non se ne parla molto. So che c'è un'opera teatrale, mi sembra. Poi Giorgio di Kent è stato escluso dal discorso del re, assieme al fratello Gloucester. È stato escluso anche da WoW di Madonna. È stato escluso da The Crown, e questo è grave a mio parere. In The Crown però mi sembra che compaia in alcune scene della seconda stagione Marina, compare anche Harry di Gloucester, mi sembra, nella terza stagione di sicuro compare. Questo perché sono personaggi difficili da tratteggiare che rischierebbero di rubare, diciamo, il palco agli altri membri della famiglia reale. Giorgio compare in versione bambino nella miniserie incentrata sul fratello John Windsor, The Lost Prince, in cui viene tratteggiato come un bambino sensibile, con un temperamento artistico e forse l'unico della famiglia veramente preoccupato per il fratello. Infatti, Giorgio era molto legato al fratello John, affetto da epilessia e da una forma di autismo. E fu l'unico a dispiacersi sinceramente per la sua morte, e anche uno dei pochi a visitarlo quasi ogni giorno, a differenza della stessa famiglia reale che non sapeva come comportarsi. Nel film, nella miniserie, che termina nel 1919, l'anno della morte di John, si accenna a come Giorgio, meglio Giorgi, negli anni non si trovasse bene in Marina, ma appunto sono accenni molto veloci perché il focus non è su di lui. Penso che non ci sia altro da dire. Ah sì, la bibliografia, la base importante. Allora, per questo video io mi sono basata su Antonio Caprarica, il romanzo dei Windsor, dove si parla di Giorgio e di Marina, sempre Antonio Caprarica, Royal Baby, dove si accenna all'educazione ricevuta dal Duca di Kent e al modo distruttivo con cui Giorgio V, una delle persone migliori della sua generazione, uno dei re più amabili e più affettuosi, di fatto distrusse tutti i suoi figli. Tutti. Poi, come sempre, Roberto Giardina, complotto reale dei Coburgo, questo ormai l'abbiamo capito, è il mio Bignami. Royal Wedding di Marina Minelli, che ha un capitolo sul matrimonio tra Giorgio e Marina, dove parla molto approfonditamente sia dei dettagli dell'abito, della tiara, della giornata insieme, e anche una presentazione dei due sposi. E per ultimo, Alice, Princess and the Grizzly di Hugo Wickers, l'unica biografia esistente su Alice d'Asia. Trovata per caso, penso verrà a metà d'otto, e comunque ottima per i rapporti della famiglia greca. E direi che questo è tutto, non ho altro da aggiungere, alla prossima!